Buongiorno. Buongiorno. Tutto a posto? Affumati. Abbiamo persi qualcuno, diciamo, abbiamo perso il fumicaio. Sì. Non so che cosa è successo, c'è la rivoluzione qui. Oh. Eccole, uno. Ci abbiamo uno fumicaio, va bene. Ok, iniziamo fuori. Svegliamoci, no? Fuori? Fuori. Mettiamo la telecamera fuori, facciamo la festa. Lì. Non c'è. Beh. Ta 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 ta. Facciamo anche il casino per i signori pure. Ok, ci siamo tutti? No. Ci siamo? Abbiamo bisogno del microfono? Sì, ora. Okay. Non ci muoviamo qui un po'. Ok, chi sai giocare a uno stelle? Ah, è quello così, che bello, eh? Da noi a Portogallo c'è anche uno delle tre stelle, però diciamo uno dei tre che King Ducinese si chiama piccolo macaco, come si dice? Macaco? Piccola scimmia del cinese, non so perché, però sì. Macaco, piccolo macaco del cinese, sì, diciamo noi. Poi diciamo stelle, mi sembra un po' meglio le stelle, però un po'. Quindi facciamo stelle. Di qui si inizia, qui dalla telecamera cosa, posto qui, e devono arrivare, lo sanno giocare tutti? Sì, sicuro. Sicuri? Ok, rinfrescato, vai, tutti lì, tutti all'inizio. Inizia di là. C'è qualcuno qui? Io? Che dico? Tranquillo, tranquillo. Uno, due, tre, stella. Ti devo guardare. Se qualcuno si muove, per esempio lei, torna indietro, ok? Questo è un buon esercizio per farmi ricordare i vostri nomi, perché vado a sbagliare 30 volte adesso, eh? Ce la faccio, se no io... capito? Sì. Facci? Sì. Proviamo. Ma io sono professionista in questo gioco, chi dice? 1, 2, 3 stella. Vai, vai via, vai via. E tu pure, tutti e due. 1, 2, 3 stelle. Ciao. Ciao. Troppo facile, dai, andiamo indietro. Ok, però facciamolo un po' più difficile. Prima di arrivare lì, tu solo vinci se hai fatto 5 compiti prima. 5 compiti. Compiti, cosa da fare. Prima di arrivare lì, devi fare 5 cose. Se no non vincerai. Vabbè, aspetta, ti esplico. Esplicate adesso. Tranquilla. Prima. Vabbè, non c'è un ordine, lo puoi fare come volete, perché ci sono 5. 1. Abbracciare due persone. Anche se facile. 2. 2. Saltare 5 volte. Saltare 5 volte. Ah, no, 5 volte. Ti sei girato la delibera questa cosa, fai. Aspetta, tranquillo, la spiegata. 2, 2, sono 5, aspetta. Abbracciare due persone, saltare 5 volte. Toccare per terra. Fare una faccia brutta. Non è la vostra brutta naturale, diciamo la brutta brutta. Brutta artificiale. Sì. E toccare 5 persone. Oh, quello è vostro. Quello puoi fare, la creatività è vostra. Questo ti dico, come, ci sa?
abbracciare due persone, saltare 5 volte, toccare per terra, fare il fasse brutta e toccare 5 persone. Però è lo stesso gioco. Quando mi giro, se qualcuno si muove, all'inizio. Non è un unico, di quell'opposto fino a questo deve fare tutti e 5. Ok? A posto? Un po' più tosco. Ci sta? 1, 2, 3 stelle! Ma dai, tutto quello a mezzo che puoi andare, vai. Siete presi, siete attenti, eh? 1, 2, 3 stelle! 1, 2, 3 stelle! Solo per farti capire, abbracciare è abbracciare uno uno, questo è un pile. Abbracciare è abbracciare. E un abbraccio deve essere due persone che lo fanno, non una che attacca qualcuno che lui. Questo non è abbracciare, è un abbraccio, vero? Vabbè, vai, vai. Attento. 1, 2, 3 stelle. Vai là. 1, 2, 3 stelle. L'abbracciante a mezzo possono andare dietro. 1, 2, 3 stella. Che fai? 1, 2, 3 stella. Vai, vai, via, via. Allora, non vale spaccare gli altri, eh? 1, 2, 3 stella. 1, 2, 3 stella. 1, 2, 3 stelle. 1, 2, 3 stelle. Vai, pure tu, eh. Pure tu. 1, 2, 3 stelle. 1, 2, 3 stelle. Questo si muove pure, eh. Fabiana, via. 1, 2, 3, stelle. 1, 2, 3, stelle. Ho visto una fase brutta, 2, vabbè. 1, 2, 3, stelle. 1, 2, 3, stelle. 1, 2, 3, stelle. Uno, due, tre, stelle. Vabbè, ci sta, hai fatto tutto? Sì. Hai fatto tutto? Bravi, tornami dietro. Ok, bravi. Stellone. Ah, aspetta, mi sono dimenticato qualcosa, aspettate qui. Si dice stellone. Si dice stellone. Non è venuta. Già, passate. Stellone. Non lo so, amore. Ci torna. Cinque persone. Ok. Occhio. Adesso l'obiettivo è che c'è qualcuno che arriva lì, però che porta questo. Semplice. Però sempre che io mi giro, cerco di capire chi lo hai. Se capisco chi lo hai, dico tu, chi sei tu, tutti tornano all'inizio. Okay. Ah, e dobbiamo fare anche tutto adesso, abbracci? No, no, senza abbracci, puoi lasciare tu le 5 compiti, adesso solo, solo questo. Ok. Lo compito, ok? Questo deve arrivare lì, c'è qualcuno che deve arrivare lì con questo. Ma tu non devi scoprire. Però se scopro chi è, chi lo porta, torna indietro. Tutto il gruppo torna indietro. No, tutto il gruppo torna indietro. E vi prego di essere onesti, eh. Se dico tutto là, no. Vabbè, 30 secondi, vai, noi andiamo, facciamo, a posto. Ci siamo? Vai, non guardo. Chi è? Chi è? A posto? Posso?
Lo devono portare in mano, eh? Come? Lo devono portare in mano. Sì, sì. Ok. Uno, due, tre, Stella. Giorgio, già è. Tuo? No. No, vabbè. Ma però uno, due, tre, Stella. Rodrigo, scusami, poi possiamo cambiare? Sì. Ok. Sei tu? Chi, io? Sì? No. No, vabbè. Vai, vai. E se torna indietro quelle che c'hai, le cose devo proprio tutto il gruppo torna indietro. Rodrigo, però dai, fai le vero? Ma era vero? Ma chi ti fai 1, 2, 3 stelle però. Vabbè, però se illumini, appena mi giro. 1, 2, 3 stelle. 1, 2, 3 stelle. Ce l'hai tu? Vabbè. Meno male. 1, 2, 3 stelle. Simone? 1, 2, 3 stelle. Vai Luisa. Ciao, la posta. Che l'hai? 1, 2, 3 stelle. Vai, vai lui, da torni indietro, vai. Troppo movimento per andare 3 stelle lì. Vai, 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 questi quattro i vostri andare via, scusa, scusate, pure tu, Fabiana, pure tu. Nessuno ci aveva la... ma chi dai? Non conta, si ci deve contare. Uno, due, tre stelle. Chiara. No, ce l'hai... no, ma non ti amo quello, va bene. No, sai sì, ve l'ho detto che c'eri tu che ce l'avevi. A posto? Uno, due, tre stelle. Troppa pressione per me, eh? 1, 2, 3 stelle. Non c'è. 1, 2, 3 stelle. Oddio, troppa gente, che vado a fare? Laura? Uno, due, tre, stelle. Non lo so. C'hai tu che dai. Ma dove l'ho messo? L'ho buttato lì. Uno, due, tre, stelle. Non ho idea. Laura. Uno, due, tre, stelle. Oddio. Adesso mai. Chi l'hai? Chi l'hai? Sì, sei tu. Vabbè. Vabbè. Volevano solo stare onesti. Non è vero, non è vero. Non è vero. Bravo, bravo. Senti bravo. Ancora non è finito. Aspetta, aspetta. Ancora non è finito. Torniamo, che questo perso non mi piace così, voi siete proprio brutti, stronzi. Che questo, no? Vabbè. Ok, quindi, qui, voi, adesso, cerco di iniziare una vita nuova, in questo bello paese che vedo di là, dopo la sedia, c'è questo paese bellissimo. C'è un po' l'opportunità di una vita cambiata, una vita molto meglio che quelle che c'hai fino adesso. Non c'è la guerra, non c'è la gente che ti picca, non c'è niente. C'è proprio, sembra la gente civilizzata, ci sta bene, forse puoi vivere e lavorare bene per vivere bene. O perlomeno per vivere meno male. Quindi cercate di
arrivare alla terra, il paese prometito? Promesso. Promesso. Lo sapeva che quello è il promesso. Quindi devono cercare di arrivare qui. Però non ce l'hanno i documenti, non possono entrare qui. Ufficialmente non potete entrare qui. E ci sono i guardie, guardie si dice? Guardie. Che non sono così gentile. Infatti tu conosci qualche amico tuo che non sa, è stato ucciso di questa roba. Cercare di passare. Quindi quando mi giro e conto 1, 2, 3, guarda, deve star fermo e zitto, che forse così non ti vedono. Se ti vedono, il minimo che ti fanno ti butto indietro, ti bicano un po', il massimo ti uccidono. O peggiore. Ok? Avete capito che devono fare? No. È uguale. Uguale a 1, 2, 3 stelle. Però diciamo 1, 2, 3 guardie. Cerchiamo di vedere quanti sopravvivono fino a qua. Solo hai una vita. Questa è vita reale. È un gioco questo, no? Ok. Quindi adesso esce la notte, la serata è qua. Forse lo riesco a mettere a passare. Vediamo. A posto? 1, 2, 3, guarda! Fabiana. Bush. Via. 1, 2, 3, guarda! Uno, due, tre, guarda. Barba. Uno, due, tre, guarda. Tutte e quattro, vai. Via. Morto. 1, 2, 3, guarda. I morti non parlano. 1, 2, 3, guarda. 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 Uno, due, tre, guarda. Vai. Vabbè. 1, 2, 3, guarda. 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 Sono le 8 della mattina, c'è il sole. Ah, guarda, sono qui, tutti morti. Vai. Andiamo dentro. Wow.
Grazie. Buongiorno. Siete vivi? Vabbè, il vostro personaggio no, però. Ok, la giornata oggi inizia con questa cosa sugli strumenti e attività e poi continua a preparazione delle vostre attività, fare le attività, riflettere sulle attività e poi riflettere sul corso e chiudere e pensare già avanti, che facciamo dopo, continuazione. Ok, quanti giochi abbiamo fatto? Questa mattina? Tre. Come tre? Quale? Uno e tre stelle. L'ultimo? Normale, dice. Uno e tre stelle con i gesti, quello col gomitolo. Quattro. Qualcun altro pensa diverso? Io penso che sono uno delle varianti. Uno delle varianti, che vuoi dire? Che vi sembra? Sì. Sì cosa? Quello o quello? Sì. O tutte e due? Sono d'accordo, è stesso gioco. Non è solo un gioco. Però a te si è sembrato più che un gioco, no? Sì, in realtà la differenza, sì, forse è più corretto come te. Però ha ragione anche lui. Sono corretti tutte e due. Vabbè, eccolo, dipende dal punto di vista. Infatti non avevo fatto quattro, però infatti è un stile, una struttura che è di uno, no? Però adattata. Però sono quattro diversi, o è uno con quattro adattazioni. Non è molto importante come lo chiamiamo, però è importante capire che è la stessa struttura e dalla stessa struttura forse escono cose diverse. Per esempio, che cosa lavorava ognuno? Ci avevano gli stessi obiettivi? Le tre giochi? Quindi? Facciamo il primo. Lasciamo l'originale, uno delle tre stelle, facciamo solo l'altro tre. Ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo non l'obiettivo della gente, però l'obiettivo di chi lo propone da fare. Perché serve? Se serve per qualcosa, che cosa serve? Per fare questo esercizio. Niente, non serve. Forse l'intesa con la persona, perché c'erano alcuni compiti che devono essere fatti dal singolo e alcuni altri compiti. A certo punto la connessione, la cooperazione con la gente, a certo punto, no? Piccolo. Poi c'è è individuale pure, no? Quello abbiamo già detto, però quello non è un obiettivo, no? Però è diverso che si lavora molto più individuale lì, cooperazione, connessione. Perché lo facciamo la mattina presto? Eccolo. Possiamo dirlo questo qua. Vabbè, si gioca, c'è divertimento, no? Fun. Si gioca, si sveglia, si fa qualche cosa. Ci sono i compiti, vede. Vabbè, lasciamo. Poi? Ma anche quanto la cooperatività o la competizione cambia se tu metti delle varianti. Sì. Iniziare il gioco anche a una sorta di concentrazione, per esempio la tecnica. Concentrazione.
tra zone. Vorrei che c'è una strategia. Strategia individuale o, con le, o collettiva? Individuale e anche collettiva, soprattutto la comunità. C'era una cosa. Ma non stiamo parlando di cosa del primo. Ma non stiamo parlando in generale. No, questo è il primo ancora. Dai, ci sei già il secondo? Ah, il primo! Allora cancella Vanni. Oh, Vanni. Vabbè, io scherzavo. Mi sono eliminato subito. Ok, su, secondo, dai. Secondo qual era? Quello che devo portare... No, il primo non esiste, scusa. Il primo non è. Il primo che dico prima è il secondo. E le tre dei varianti, il primo dei varianti, il secondo dei varianti adesso. Okay. Quello con la che devono portare qualcosa insieme. Ah, questa strategia collettiva? No. Sì. Strategia collettiva. Poi cooperazione, diciamo. Beh, anche il divertimento anche questo. Fun. Poi? Vince uno, vince tutti. Cooperazione, fai. Perché? Cooperazione. Vabbè, anche questo richiedeva attenzione e concentrazione per capire che te lo stavano passando, cioè per scambiare. Ti alza l'energia un po' meno, no? Però sì, c'è. Un po' meno. Poi? Qualcosa altro? Per me c'è pure un po' di comunicazione non formale, no? Perché quando stai dentro non è che puoi mettere a parlare, perché la strategia è ancora lì. Ok, questi sono molto dentro, no? Questo è solo per la gente a casa a vedere, eh? Allora c'è la zoom. Non è problema. Ok. Cosa? Ah. Ok, il terzo. Il terzo era quello delle guardie. Qual è l'arte individuale? Non è solo individuale. Sì, per qual è l'obiettivo? Qual è il tuo obiettivo? Il mio, perché lo propongo. Ah, per in modo da vedere le differenze tra tutte le varianti, cioè. Quello è l'obiettivo di tutte le attività, quello è vero. Però pensiamo così. In che situazione posso fare questi esercizi, per esempio? In che situazione posso fare questo esercizio? Quando che mi serve questo esercizio? Quando lo posso fare, sì. Sì, va bene, ok, quindi c'è un obiettivo di stressare la gente. No. Sei concentrato sulla relazione singolo e te, sì, quindi cioè, non ho più una visione a 360 gradi, ma sono solo concentrato su me stessa e su te, sui miei movimenti e sui tuoi movimenti. Mm-hmm. Si lavora pure la concentrazione, sì. Quello c'era qui, no? No! No. Non è quello che ho detto. Che dici? Che scusa? Non c'è più una visione a 360 gradi, quindi esiste. Ah, ok. Ok, ok. Vabbè, però come dirlo, quello è qualcosa che succede, per quello secondo me non è un obiettivo. Quello è qualcosa che succede, sì. Per qual è il mio obiettivo che non ho fatto? Perché ho fatto questo? Ok, qui era chiaro perché l'ho fatto, perché se lo faccio questo con un gruppo. Vabbè. È un po' tosta la domanda per voi a questo punto, alla mattina. Però, diciamo che dopo di questo, chiedeva, come vi avete sentiti? La situazione era, diciamo, la componente della storia, forse doveva poi far fare una riflessione su un contesto reale. E quindi mi diceva, anzi, affronta quella situazione per... E quindi
questa. Mettersi nel ruolo di qualcuno, no? Non so come dire. Empatia. Roleplay, non so come si dice questo, no? Non è roleplay, però mettere nelle scarpe di qualcuno, in Portogallo ci si così. Ti capisci? Metterci nei panni, mettere nei panni, vai, mettiamoci nei panni. Però un tipo di panni preciso, specifico, no? Qual era? Quindi sentimenti si dice emotions. E questo è connesso questo, no? Presale. La vita, l'amica, la situazione. Quindi c'era la situazione specifica dei migranti, per esempio il migrante illegale, questa roba. Quindi posso aprire qui e farci pensare un po', anche se c'è il fan, cioè il gioco. Però puoi già iniziare a farti pensare su come ti hai sentito, forse c'è qualcuno che si sente abbastanza male con la situazione, no? Forse no. Però c'è qualcosa che puoi prendere e poi comparare, farsi parlare, come la situazione dei migranti qui. Ci sono? Chi può entrare? Perché qualcuno può entrare e qualcun altro no? E così si apre la discussione. Quindi l'attività da solo, è vero, si fa per il fan, è più individuale, quella roba, però possono già essere utilizzati contro l'obiettivo. Per me l'obiettivo era farvi sentire come un'entrata nel topico dell'immigrazione, per esempio. Entro non nel topico, dai, nel tema. In questo punto immigrazione, no? Come anche esclusione sociale. Sì, ci sono tante robe lì, possono entrare. Ok? Quindi, uno gioco, tre cose diverse, o tre giochi, obiettivi, perché la gente lavora cose diverse, eppure io ce l'ho obiettivi diversi, perché lo faccio. Vediamo il tempo. Vabbè, andiamo più veloce. Potete girare di là? O di là? C'è pure. Forse tu. E questo qua. Cian. Io parlo tante volte di strumenti. Vabbè, sta arrivando, non serve, si servirà adesso. Puoi chiedere se c'è uno. Quel problema tecnico? Oggi è solo un problema tecnico, la musica non va, questo non va, si va. Quindi, che cos'è uno strumento? Non lasciare. Si legge? Utensili che serve a svolgere un'attività. Mezzo usato per il raggiungimento di un scopo. Semplice, no? Sì. Sì. Vediamo solo se... Vabbè, prendiamo questo qua. Non ci abbiamo l'originale, andiamo a improvvisare. Cos'è questo? Un cucchiaio. Un cucchiaio. Cosa fa il cucchiaio? Cosa serve? Un cucchiaio, bravo. Cucchiara? Ah, sarebbe... Ma come serve per cucinare? Precisamente, che cosa faccio con questo? Giro la roba, mischiare le cose. Ok. O? Prendere le cose. Cibo. Mangiare questo. No, se vai, no? Si può picchiare. Se deve passeggiare qualcosa, serve.
Vabbè, in origine prendi quanto. Se qualcuno se. Vabbè, se non sei. Chi è in ritardo? No? Si puoi pure fare, eh? Strumento, eh? Strumento per raccogliere qualcosa, mischiare qualcosa, mangiare qualcosa, piccare qualcuno. Poi, che cos'altro posso fare con questo? Questa è la base del burattino. Cosa? Questa è la base del burattino, infatti, posso utilizzare come. Va bene. Ma è base. Ma no. C'è qualcos'altro che lo fai a casa con questo? Cosa? Che cosa non c'è il botto? Ah sì, c'è già qualcosa. Ah ok, fare come. Questa parte. E cos'altro c'è? Guarda, c'è pure un buco. Che posso fare con questo buco? Posso? Estetico. Bello. Carino, eh? Che cos'altro posso fare con questo buco? Per esempio, a me mi serve il martello, però. Se lo metto qui, così non spacchi il dito, no? Vabbè. Poi? Che posso fare più con questo buco? O con qualche altra parte. Posso proprio farlo con questo, è chiaro. Non c'è un altro. Poi, un pendolo? Anche. E facci. Guardati con attenzione. Basta? No, c'è più? Ok. Quindi questo è un strumento, un utensile che serve a svolgere un'attività, quindi qualcosa che serve per fare qualcosa, è un mezzo usato per un raggiungimento di un scopo. Per esempio, qual è il scopo? Mischiare o cucinare o mischiare la roba. Mettere fare un buco nel muro, questo è il scopo. E uno strumento serve solo a un scopo, abbiamo già visto che no, lo stesso strumento può servire per molti scopi diversi. Quello è sicuro. E per un scopo c'è solo uno strumento che serve? Per esempio, questo è l'unico strumento che puoi mischiare la roba, ma ci sono altri strumenti. Come per esempio? Per mischiare la comida, come lo fai? Non la fai. Tipo la forchetta, un dito. Va un po', dipende se è freddo o se è caldo, però sì, lo puoi fare così. Un piatto di ferro. C'è quell'altro che fanno. Quelle che hanno i buchi, per esempio, quello che fanno, c'hanno le come si chiama, le spirale, così, vabbè, c'hanno un nome diverso, non è quello stesso, però fanno lo stesso. Lo stesso per, c'è il martello che ti fa fare questo, però forse questo ti puoi fare. Lo stesso scopo, strumenti diversi. Quindi un strumento può avere diversi scopi, un scopo può avere diversi strumenti che ti servono per raggiungerlo. Sì? Ci sono degli attrezzi più specifici. Cosa? Questo è proprio quello per. Anche col martello dovresti girare. Eccolo. Oppure. No, è chiaro, sono gli strumenti che sono più adattati a quelli. C'è gli strumenti che c'erano uno fino molto specifico, uno scopo molto, molto specifico, l'altro che sono più aperti. Però quando non c'è martello dobbiamo cercare come farlo. Quindi che cos'è l'istrumento? L'istrumento di apprendimento. Che vi sembra? Sono non tangibili. Sì? E poi? Possono pure essere tangibili. Sì, però sì, possono essere non tangibili, sicuro. Può essere qualche. Ok, quello è vero.
possono essere qualche cosa che sia un aggettivo. Però quale obiettivo? L'apprendimento. L'apprendimento, l'obiettivo è l'apprendimento. Va bene. E poi? Siete un po' incardinati? Cambia la modalità di interazione tra strumento e scopo. Cioè nel senso, nello strumento classico c'è un'interazione fisica, mentre nello strumento di apprendimento ci possono essere diverse dimensioni. Giusto, perché anche questa idea dell'intangibilità, no? Ok, quindi lo strumento di apprendimento è uno strumento che trasferisce obiettivi educativi nella pratica. Quindi c'è un'idea, dobbiamo imparare a fare un segno. Strumento per fare quello, e come vado da questo punto, che l'obiettivo è imparare a fare un segno, un cigno, e come posso passare alla pratica questa roba. E per quello abbiamo avuto qui un testo, le immagini, qualcuno che insegna, quello è direttamente pure uno strumento, imparare dal video, imparare dal sito e tutto quello. Ok? Poi è qualcosa che coinvolge i partecipanti nel processo di apprendimento. Quello è importante, abbiamo già visto, no? Se non c'è coinvolgimento non c'è apprendimento. Quindi è qualcosa che è importante che coinvolge. E poi coinvolgere da forme molto diverse. Non è che deve stare buttato lì dentro. Qualche volta basta coinvolgere mentalmente o l'attenzione o stimolare qualcosa. Basta. Non è fisso o chiuso, ma aperto per adattarsi in base al gruppo con chi lavora, la situazione dove sei, il tempo. L'obiettivo specifico, quindi lo stesso strumento, come abbiamo visto qui, si può utilizzare, si può adattare per obiettivi diversi. E poi c'è questa idea di trasferibilità, che, vabbè, tu posso passare questo cucchiaio, lo puoi utilizzare tu, forse utilizzi uguale, forse utilizzi diverso, però posso passare, eccolo. Quello abbiamo detto, puoi fare strumento musicale. E lo stesso con quello che facciamo con gli strumenti di apprendimento, no? Qualcuno ce l'ho questa attività con queste istruzioni, tu lo puoi portare a casa, se lo scrive sul tuo libro è tuo. C'è senso qui? Fa senso? No? Più o meno? No? Commenti? La trasferibilità è un po' quello che stai cercando di fare tu, no? Scusa? La trasferibilità è più o meno quello che stai cercando di fare tu con noi, perché stai trasferendo gli strumenti. Sì, secondo me sì, questo processo è molto preciso, perché voi non è che vanno a fare il formatore, però vanno a fare l'operatore del laboratorio e c'ha bisogno di strumenti. Quindi su metto qui, questo è tutto che ce l'ho, prendete quelli che volete, che vi serve. Sì. Ma forse trasferibilità vale solo per, perché poi uno strumento che poi diventa, se diventa conoscenza e competenza, non è qualcosa di trasferibile, ma è qualcosa che viene elaborato. Ma lo strumento non diventa conoscenza, lo strumento facilita la conoscenza. Sì. Ok? Il strumento è il metodo, il modo di arrivare a, ok? Non l'arrivo. L'arrivo è l'apprendimento. Altre questioni? Commenti? Diciamo che lo strumento bisogna anche per usare, perciò lui vuole inserire 10 strumenti diversi, però se io rimando 10 strumenti e magari sì, sì. Quindi anche fondamentale capire come ricevere lo strumento e come utilizzarlo giornalmente nella propria esperienza italiana, non quello che ti vuole fare. Non è solamente qualcuno dà lo strumento, io ce l'ho, siamo tutti in pari, no? Qual è l'obiettivo, perché vogliamo usare lo strumento? Definire l'obiettivo in
Sì, questo va. No, ma quello che dice lui è questo sono queste sono le caratteristiche di un strumento di apprendimento, che la flessibilità è la possibilità di essere trasferito. Lo dice lui che c'è cioè, proprio il cerne della questione, cerne, si dice, cerne, il centro della questione, della domanda, del centro della domanda, è come prendere la roba e sapere usarla. Perché c'è bisogno di qualche strumento, sono molto semplici, ma qualcuno sono, vabbè, uno della macchina che fa, che prende la roba alle, come si fa, il muro, quella macchina elettronica, c'è lì, quello strumento, però non è che qualcuno arriva lì, ah, lo fai tu, vabbè, no, devi proprio praticarlo, devi impararlo, capire come funziona, questa roba, e poi applicarlo. E lo stesso con un strumento di apprendimento, infatti, ci sono strumenti molto semplici, forse che la trasferibilità è molto diretta per tutta la gente, però ci sono strumenti molto meno semplici. E poi noi, ognuno di noi, ha la sua sue competenze per gli strumenti in generale, oppure c'è più affinità per un tipo di strumento o per un tipo di approccio di apprendimento. Qualcuno possono essere avere molta facilità sulle cose molto fisiche, o molto di riflessione, o molto di altre roba. Però sono tutti strumenti e tipi di strumenti diversi che possono arrivare allo stesso apprendimento, perché lo possiamo fare in diverse forme. Quindi qui cerchiamo di farci passare gli strumenti, non solo l'apprendimento, ma gli strumenti in generale, la vita, tutto quello, però in un modo anche che si fa, che capiamo come utilizzarlo, quando utilizzarlo, perché utilizzarlo e come adattarli a noi. Anche il taglio, chiaro, sì. Quando parliamo del taglio possiamo mettere tutto dentro, no? Ok, quindi prendo di quello che diceva lui, facciamo un piccolo... No, prima di quello, poi andiamo su quell'idea. Prima di quello andiamo, torniamo qui. Questa è questa. Che tipo di strumento abbiamo utilizzato qui, molto in generale? Per esempio, abbiamo fatto riflessione, no? Sì. Quando? In questi due giorni? Tre giorni? Quando? Che tipo? Quando abbiamo fatto le riflessioni? Dopo attività, la mattina, quando sei, non sei ancora sveglio, però c'è 5 minuti per il buongiorno, il momento, buongiorno. C'è pure la valutazione finale, un po' di riflessione. Poi, cos'altro in generale? Abbiamo fatto qui. Giochi. Chi? Discussione. Poi? Discussione grande gruppo, piccolo gruppo. 2-2 pure quello c'è, non so come dirlo, però c'è l'attività di motivazione, l'idea di prendere piano, quello è lo metodo, quello è già il metodo dentro del tipo, però questo per esempio è un input, no? Diciamo creazione di cose, no? Artigianale. Creazione, arti, e poi c'è presentazione, creazione, arti. Anche dovrebbe far parte della discussione, perché avrebbe detto la comunque anche l'ascolto, che comunque c'è nella discussione, perché per qualcosa che porto come strumento per arrivare a quella parte, l'ascolto, quella è più o meno una capacità che facilita l'apprendimento, no? Non è proprio un strumento che c'è questo, no? Strumento per gli obiettivi ripetibili nella pratica. C'era molto in questi giorni, c'era molto quello, no? Sì? Però dici non come strumento.
non come strumento, però lo strumento forse possiamo dire, beh, torniamo un po' a quello che mi piace, no? Setting the mood, no? Possiamo dire che l'ambiente che creiamo qui può essere uno strumento, però è uno strumento di facilitare l'apprendimento e non c'è l'obiettivo, non l'obiettivo educativo preciso, eh? Forse quello è connesso, l'ascolto è connesso con quello. Più strumenti pratici che abbiamo fatto questi giorni, o il tipo generale che abbiamo fatto. Discussione, creazione, vabbè, più bene. Cioè, attività in generale, no? Possiamo sempre dire. Vabbè. Ci sono tipi. Questo strumento, ci sono 30.000 modi diversi di organizzare diversi strumenti. Si può organizzare per esempio il spazio come lo fai, il tipo di attività, se è fisico, se è mentale, se questo, se tipo generale. Quindi ognuno di noi ha il suo e ogni libro ha il suo, quindi non si preoccupiamo molto, queste sono le idee diverse, che ci sono proprio aree diverse del tipo di strumenti che possiamo fare. Ok, quindi adesso andiamo su quello, facciamo gruppi di tre forse, tre, massimo quattro se ha bisogno, mescolato solo così, e pensiamo un po' su che tipo di strumenti ci piacciono di più. Non è piace che, questo mi piace, no, mi piace dico, che sei più a, tu sei più connesso a qualche tipo di strumento, al tipo di strumenti che è più facile per te forse preponere agli altri. E anche, possono anche parlare di attività che hanno scelto per la vostra, la grande sfida, perché le attività ci sono gli strumenti, no? Sono le cose specifiche che facciamo con gli strumenti che sono dentro. Quindi due cose. Prima, tu, quale ti pare che sei, parlare un po' su quale mi sembra che sono più a mon agio di fare, di proponere, di vivere, di capire, e poi anche possono parlare di quelle che abbiamo scelto nella sfida. Ok? Si capisce? Yeah? Ok, andiamo in gruppi di tre, si va bene? Tre, quattro massimo però. Adesso, uno, due, tre. Si devono alzare per andare in gruppo, non è che il gruppo viene da voi. E prendiamo per questo, aspetta, controllo la mano. Io faccio un gruppo qua. Gruppo, ciao. O dobbiamo fare un gruppo da due o dobbiamo fare due gruppi da quattro. Ok, quindi hanno mezz'ora adesso, così pensiamo abbastanza tempo, e possono pure pensare sulle questioni, nella connessione di quando parliamo su che cosa si. Quindi adesso ci abbiamo mezz'ora e quando parliamo di noi, possiamo pure pensare un po' le nostre forze, forse si dice, strength. Forza. Le nostre forze, questo è il portoghese. Forza? E le nostre debolezze. In relazione a quello che ci piace. In relazione a come utilizzare gli strumenti, che tipo di strumenti. Vabbè, per esempio, devo dire, per me gli strumenti che ci danno troppe regole è troppo difficile perché non mi faccio capire, per esempio. Per me, farlo spiegare le regole, questo è un problema, una debolezza forse, è anche una sfida, è qualcosa da provare, ok? Quindi un po' così, cioè, sono molto, mi piace assai discutere, capisco questa roba, forse per me, cioè, penso che sarebbe facile gestire una discussione, o forse esempio, no. Lo strumento che creativo, di quel cubazzo, se tu non hai inventiva o manualità, e vedi di utilizzare questo strumento e non utilizzi un altro.
Per esempio, io ci avevo molto problema a fare, c'è pure la presentazione visuale questa roba. Io ce l'ho, a me piace assai fare questo, guarda quando come scrivo. Questa è una debolezza, sì, c'è nessuno che mi capisce, devo proprio scrivere. Però c'ho la forza perché penso che quando riesco a organizzare la cosa funziona bene. Quindi la stessa tipo di strumento, tu puoi avere le forze da qualche parte lì e debolire da un'altra parte, dentro lo stesso tipo di... Solo per farci capire un po' riflessione su che facciamo noi, le nostre forze. Ci sta sempre con esso a strumenti di apprendimento. Vai, siamo partiti. Mezz'ora. Potete restare qui. Scappare dalla stanza, non c'è più live stream.